Domenica, popolo del regno, in queste ore si parla ancora del BlizzCon di ieri sera che ha offerto tante novità a tutti gli appassionati di questa software house. Noi siamo qui in compagnia della Collector Edition di Legacy of the Void, la nuova espansione di StarCraft 2, e tra poco faremo l'unboxing. Prima però vogliamo parlare di qualcosina. Ieri sera sono stati annunciati nuovi personaggi per Overwatch, ma anche per Heroes of the Storm, i due nuovi arrivati, diciamo, in casa Blizzard, di cui potete leggere il mio provato sul nostro sito. Poi è stato pubblicato anche il nuovo trailer del film Warcraft, di cui vi linkiamo qua sotto il video, e la nuova espansione anche di World of Warcraft. Insomma, davvero ce n'è per tutti i gusti. Adesso è tempo di aprire la scatola, vediamo cosa conterrà questa Collector Edition. Qua sul retro possiamo già vedere che ci sono un sacco di contenuti, c'è ovviamente il gioco, il Blu-ray contenente il dietro le quinte del titolo, di come è stato realizzato, la colonna sonora, il manuale da campo di StarCraft 2 e un sacco di oggetti fighi per, diciamo, gli altri titoli di Blizzard: Diablo, StarCraft, Warcraft, Hearthstone e Heroes of the Storm. Vabbè, dai, apriamo. Se riesco. Via. Grazie, Riccardo. La nostra valletta per eccellenza, proprio. Già una confezione davvero bellissima. Si vede bene da lì? O mi devo avvicinare? Vai, ti zoom io. Si vede. Davvero bella. Ok, qui niente. C'è solo l'immagine di quello che contiene la scatola. Vediamo se si apre così. Perfetto. Allora, subito. Beh, si parte subito col DVD. C'è il dietro le quinte. Il CD contenente la colonna sonora, che vediamo quante tracce sono. Sono tante, non state qui a farmele contare. E ovviamente il gioco, il DVD di gioco, che non vedo l'ora di provare. Ops. Tra l'altro, vengo in tuo aiuto perché sottolineerei come Blizzard continui a fare anche le versioni normali davvero con una qualità premium rispetto ai classici, alle classiche copertine dei giochi. Quindi questa è quella che è contenuta nella collector e questa è quella che comunque troverete di qualità nei negozi. Me ne vado. Ringraziamo nuovamente la valletta. Vabbè, questo è il manuale da campo di cui parlavo prima. Dopo magari lo apriamo e gli diamo un'occhiata. E basta, la nostra limited è finita. Qua c'è solo un supporto di plastica per le cose che c'erano dentro, perciò andiamo ad aprire il manuale da campo. Questo qui la lascio qua ad ammirarla. Potevano anche non mettere la plastica su questa, però almeno è figo. Allora, Veteran Edition, vediamo cosa contiene. Beh, già subito un'interessante immagine in stile uomo di Leonardo da Vinci, che adesso non mi viene il termine, però con il Marines. È completamente in lingua inglese. Ah, con anche gli appunti in stile proprio presi a mano, sottolineati. Molto bello. E spiega appunto le varie attrezzature, le varie armature dei Marines. È tutto più o meno così con i veicoli. Davvero interessante. Ah, ci sono anche le cose sulle altre razze. Insomma, un pezzo da avere per tutti quelli che sono appassionati della saga. Poi,
cosa abbiamo? Ah no, questa qui è la versione di cui parlava prima Riccardo, il gioco, che ovviamente non ha senso aprire perché ci sarà sicuramente solo il DVD dentro. Il CD, vediamo se c'è qualcosa di interessante a parte semplicemente il CD. Gioco di parole, ripetizione. Vabbè. Anche qui, tripla apertura, molto bello, il CD, proprio bello da vedere, sotto è normale ovviamente. E anche una piccola descrizione su quello che ci aspetta in Legacy of the Void, qua in italiano però. Il DVD non vi possiamo svelare cosa contiene, perciò vabbè, lo apriamo giusto per completezza. Plastica ovunque, ma giustamente c'è dentro solo due CD, cioè due DVD. E niente, siamo arrivati alla fine dell'unboxing. Questo è quanto è contenuto nella Collector Edition di Legacy of the Void. Ringraziamo nuovamente Blizzard per averci fornito tutto il materiale e averci invitato al divertentissimo evento di ieri sera che ci ha permesso di vedere in diretta il BlizzCon. E niente, ad un altro video. Ciao!